Torre Safin, insomma, dovrebbe uscire un po' dai gangheri, ma beh, un bel lob, accidenti, un bellissimo lob. E siccome voglio talmente alto che poi non era facile smecciarlo, d'altra parte ha fatto bene Gianluca a tirarci. Sì, tirarci per quel tanto, a colpirlo. Sì, sì, a colpicchiarlo. 0-15. E ormai cerca di andare su ogni prima palla Gianluca. Gran risposta. Gran risposta. La seconda non era. No, la seconda era dolce. Sì, sì. Era 73 miglia all'ora. Molto dolce. Cosa dice la tabella, Velli? 73 miglia e non c'è neanche in tabella. Come? Beh, insomma, sì. Sono circa 120 km. Insomma, servizio un po' femminile, via. Addio. Gran risposta. 0-43 match point. Pensa, è arrivato vicino al traguardo, Questo via ha giocato tre colpi da. Non aveva più benzina, povero Possillo. Non aveva più benzina. Ehi, però. Bravo, bravo. Con quella pochissima che gli è rimasta in un angolo del serbatoio. Sì, ma lui non. C'era un piccolo avvallamento. No, ma lui non ha nessuna voglia di perdere ancora adesso. Cioè, è questo che è notevole. Lui è un giocatore che è stato molte volte criticato per non essere abbastanza fighter, ben al contrario. Secondo match point annullato. 30-40. Insomma, qua bisognerebbe riuscire a mettere la prima. Fuori di niente, peccato. Adesso se non mette la seconda abbastanza lunga, questo ci tira, vedrai. È lungo il dritto di Safin. 3 match point annullati. Scuote la testa, Volko. Sì, perché tra l'altro c'è tutto lo stadio dietro Pozzi. Insomma, anche perché in questo momento è l'unica partita. È vero, che è disponibile. E tutti quanti sono lì, quelli che sono all'interno. È divertente però. Beh, certo che è divertente. Vabbè, vediamo un po' Pozzillo se riesce a metterci un'altra prima, via. Non facile stavolta. È il pallonetto di Safi. Lo so. Non si stacca più da terra, povero Pozzi. Quindi è il quarto match point. Sì, perché ormai veramente non si stacca da terra. Eccoci qua. Giocato molto bene, niente da fare. Forse non è quasi saltato e poi forse ha un po' di crampo al braccio sinistro, si è visto nel movimento successivo. E potrebbe anche essere dopo 3 ore di gioco. 2.57 mi pare per
la precisione. Aia, doveva finirla. Non passa. Sulla volée rovescio di Pozzi rimane sul nastro il passante di Safin, 4 match point annullati. Parità. 5-4 Safin al quinto set. Safin ha servito per il match sul 5-3. Furibondo, hai visto come ha cacciato via con rabbia questa palla Safin? Finché incrocia Gianluca va bene, il pericolo è quando gioca lungo linea di diritto. Ullala, bella riga! Oh, peccato. Quinto match point. Peccato perché questo qua era un attacco che aveva buone probabilità di portargli il punto. Era cross, era corto. Vedi come si diverte la gente, vedi dalle espressioni del pubblico come sono partecipi e anche divertiti. Ha risposto molto bene Safin, molto bene, bravo Gianluca. Ai, non ci arriva. Abbiamo finito. È fuori il passante. Finisce per vincere Marat Safin 6-3, 3-6, 6-3, 3-6, 6-4. Cordialissimo il saluto tra i due giocatori. E insomma tira un sospiro di sollievo Safin, perché è vero che era meno stanco, ma quando vai 5 pari puoi arrivare al tie break e lì non conta poi più tanto la stanchezza. Ad ogni modo, insomma, gran prova di Gianluca Pozzi, esce benissimo dal torneo, si conferma nettamente il miglior giocatore italiano. E il fatto che abbia 35 anni è un elogio per lui, un suo merito e un demerito per il resto del nostro tennis. Ai noi. Eh sì, questa è la situazione. Bene, si chiude qui la sessione, diciamo così, pomeridiana, anche se siamo entrati nella notte, è quasi l'una in Italia, anzi è l'una in Italia. Torniamo all'1:39 su Tele Più Nero con la sessione serale. Ho ricordato prima Venus Williams contro la Shaughnessy e Mark Philippoussis contro Gian Michael Gambin. Per il momento il più cordiale saluto da parte di Rino Tommasi. Clerici. A più tardi. Acer. All in one multimediali.